schia, piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è un bre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. You capture. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi. Per fare questo glitch dovete stare in sessione privata, avere tutti i garage pieni, una LG retro custom e un amico che vi aiuta, ovviamente un centro operativo come state vedendo a schermo. Allora, la prima cosa che dovete fare è assicurarvi che tutti i garage siano pieni, poi dire al vostro amico che entra con voi nel centro operativo e di mettersi dentro il centro operativo a guardare la macchina. Una volta fatto ciò, uscite dal centro operativo e fate richiesta di veicolo personale. Vi verrà consegnata l'auto che è dentro il centro operativo, però il vostro amico continuerà a vedere l'auto che è nel centro operativo. A questo punto che cosa dovete fare? Dovete prendere l'auto che vi consegnerà il meccanico e vi dirigete verso un qualunque garage pieno, un garage che cazzo vi pare a voi, insomma. E quindi adesso ci avviamo verso il garage, ragazzi. Quando siete giunti al garage, ovviamente se il garage è pieno è meglio, tutti i garage pieni è meglio, in maniera tale che la LG che avete in garage, perché dovete sostituirla con una LG, non è che buttate un'auto a cazzo, va a finire dentro il vostro centro operativo. Una volta fatto questo passaggio dovete seguire un altro piccolo passaggio, dovete andare in strada e trovare una macchina che non sia un SUV, che non sia un Patriot, insomma che non sia una macchina troppo alta, ma che riesca a penetrare un pochino sotto al centro operativo. Quindi adesso andiamo a cercare un veicolo basso, questi marotano, non so, la Tornado potrebbe andare bene ragazzi, però io voglio una sicuro e una macchina un po' più bassina. Quindi qui c'è una penombra parcheggiata, abbiamo sta penombra. Comunque sia ragazzi, l'importante è che l'auto entri sotto il centro operativo e adesso capirete il perché. Una volta presa l'auto di strada andate allo Santos Custom, sempre se mi fanno passare sti fide una mignotta, e quando siete nello Santos Custom mettete il segnalatore, ragazzi, mettete solamente il segnalatore, mi raccomando. Allora qui saltano in gioco i garage pieni, perché se non avete tutti i garage pieni non vi darà questo messaggio. Adesso andremo a vedere quale tipo di messaggio, che comunque è il messaggio di sostituire, ragazzi, quindi dovete avere per forza tutti i garage pieni. Una volta messo il segnalatore vi dirà sostituire e andate a sostituire l'auto di strada con l'auto che si trova dentro al centro operativo, che sarebbe l'LGRH8 normale. Una volta fatto questo passaggio uscite dallo Santos Custom e vi dirigete verso il centro operativo. Arrivati al centro operativo, ragazzi, l'unica cosa che dovrete fare è infilare l'auto in questo buco, ragazzi, come sto facendo io, in maniera tale che il gioco vi teletrasporti fuori dall'auto. Quindi quando siete, diciamo, infilati sotto al centro operativo dovete premere triangolo e vi teletrasporterà fuori. A questo punto, ragazzi, diventate presidenti del Motorcycle Club. E una volta che comunque siete diventati presidenti del Motorcycle Club dovrete fare questo passaggio che adesso andremo a vedere. Quindi diventiamo presidenti
Vedete ragazzi il pallino azzurro che sta qui? Voi intuitivamente dovrete diciamo stare più o meno sul pallino azzurro, e quando siete sul pallino azzurro dovete fare rimanda veicolo in deposito mentre siete sul pallino azzurro, quando pensate di stare sul pallino azzurro. Accadrà questo, che richiederete, rimanderete il veicolo in deposito e automaticamente appena scomparirà il menu interazione ricomparirete dentro il centro operativo mobile. Troverete nuovamente la macchina. Per salvare l'auto l'unico passaggio che dovrete fare è uscire e rientrare dentro il centro operativo mobile. Per ripetere nuovamente il glitch rifate tutto lo stesso passaggio con il vostro amico dentro al centro operativo mobile, rifate tutti quanti i passaggi che avete visto nel video e il gioco è fatto ragazzi. Potete duplicare tutte le auto che volete e tenete a mente che con questo glitch avete targhe diverse, quindi non c'è bisogno di una targa personalizzata, non c'è bisogno di un cazzo, e potrete avere diciamo tutti i cloni con targhe diverse. Spero che il glitch vi sia utile, spero che il video vi sia piaciuto, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. Smash him, mash on him, let him have it. Meanwhile, my attention's pulled in another direction. Some receptionist at the source who answers phone to his desk has an erection for me and thinks that I'll be his resurrection. Tries to blow the dust off his mic and make a new record, but now he's fucked the game up, 'cause one of the ways I came up was through that publication.